Grande avvenimento a San Donà di Piave, si è svolta la finale nazionale di volley under 18 che ha visto fra le squadre protagoniste anche la locale Star Service Med. Vediamo il servizio di Fabrizio Cibin. E San Donà di Piave, Noventa di Piave e Fossalta di Piave hanno vissuto per 3 giorni molto intensi un avvenimento veramente eccezionale, la finale nazionale under 18, la più importante competizione giovanile d'Italia. 12 le squadre provenienti da ogni parte d'Italia partecipavano, anche due squadre venete, il Pool Padova e la Star Service Med San Donà. La Star Service Med che è arrivata alla finalissima che si è giocata contro Orago. Alla fine ha vinto l'Orago, la squadra che obiettivamente era meglio, tecnicamente più dotata, aveva giocatrici di grande qualità e un grande gruppo. Alla fine dunque ha vinto la squadra che 6 giorni prima, per quanto riguarda la Serie 1, si era giocato la finale scudetto. Siamo arrivati a un tanto così dal cielo. Eh sì, e nello sport è sempre una squadra che vince, una che perde. Noi siamo contenti di essere arrivati fino a qui, abbiamo lottato ieri per guadagnare questo posto e penso che sia meritato e i complimenti vanno sicuramente a loro, sono davvero brave. Carlotta, siamo arrivati a toccare il cielo per tanto così, proprio per un pezzettino, poi cosa è successo? Poi non abbiamo dato il massimo e non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo che ci eravamo prefissati da inizio anno. Peccato, abbiamo perso la finale e è andata così. Siamo da 2 anni vice campioni d'Italia, è comunque un buon traguardo perché per carità non è male, anzi, cioè, ci sono persone che comunque darebbero la vita per star qua al posto nostro. Solo che potevamo dar di più, tutte. L'emozione di giocare quasi davanti, forse 1.000 persone, era strapieno il palazzetto. Eh sì, una grande emozione. Sicuramente eravamo tese, l'ansia c'era, però è andata così. Il gruppo c'era, siamo sempre stati uniti, abbiamo cercato di fare il meglio in ogni situazione e non ce l'abbiamo fatta. Un bilancio di questa manifestazione che penso sia andata bene, comunque a prescindere dal non successo della squadra veneziana. Sì, un successo complessivamente positivo, una bella manifestazione giocata su belli impianti, un bel pubblico, un bel livello di gioco, quindi sicuramente il cocktail giusto per la pallavolo, per la nostra pallavolo. Ormai San Donà è diventato uno specialista in finali, i complimenti si sprecano. Sì, complimenti alla nostra squadra che ha raggiunto la finale, purtroppo non ce l'ha fatta, ma questo ci sta. Io sono orgoglioso perché qui si è vissuta una pagina di sport memorabile. E devo ringraziare tutte le componenti che ci hanno permesso di organizzare questa finale Under 18 nazionale. Grazie a tutti. Un po' scherzando, si è sempre detto, è stato un po' il leitmotiv di questa manifestazione, dove tutto è nato, abbiamo giocato questa finale, quindi immagino per Noventa di Piave una grande soddisfazione. Grande soddisfazione e grande orgoglio, hai fatto bene a ricordarlo in ogni edizione, in ogni evento, che effettivamente il tutto è partito da Noventa, se poi questo è stato il seguito, credo che sia stata una grande opportunità, una grande occasione. Quindi il merito va poi al fatto che 3 amministrazioni comunali, ma non solo, le associazioni del territorio hanno fatto squadra e questo evidentemente premia e credo sia una strada da intraprendere e da continuare, da proseguire in questo senso. Alla fine dunque la cerimonia delle premiazioni con il coro coro sandonatese che ha cantato l'inno di Mameli e poi la grande festa naturalmente con tutte le squadre. Squadra terza classificata, l'Asti in volley. Squadra seconda classificata, naturalmente la Star Service Med San Donà e lo scudetto è andato a Villa Cortese.